All'interno della società e della famiglia, la donna etrusca rivestiva un ruolo importante. Al pari dell'uomo, era designata con un nome proprio, ad esempio l'Artia, e un nome di famiglia, il nostro cognome, ad esempio Seianti. Nelle numerose iscrizioni funerarie etrusche, inoltre, il nome della madre del defunto figura accanto a quello del padre. Quella che riappare attraverso le immagini figurate, le sole testimoni della sua condizione, è una donna estremamente moderna, molto diversa dalle donne greche e romane contemporanee, chiuse negli spazi del gineceo e dell'atrio della casa. È una donna che partecipa ai banchetti sdraiata sulla cline, a fianco del marito, che applaude gli attori e gli atleti nei teatri e nei circhi. Una donna che sa leggere e scrivere, che coltiva interessi letterari e musicali. Una donna che può rivestire i panni della flautista, della ballerina, dell'equilibrista e che parla in pubblico senza arrossire. Una donna capace di leggere il volere degli dèi nel volo degli uccelli e di partecipare a pratiche rituali e a operazioni religiose. Una donna che, come Tanaquilla, seppe trasformare il ricco Lucumone nel quinto re di Roma, Tarquinio Prisco. Ci sono anche altri indizi che vanno in questa direzione. Per esempio, l'uso del matroninico accanto al patroninico nel sistema onomastico, sebbene l'uso di questo matroninico non fosse sempre necessario. E da ultimo possiamo leggere anche quanto ci racconta lo storico greco Teopompo. Presso gli Etruschi le donne sono messe in comune, si presentano sovente nude, poiché non è considerato vergognoso mostrare il proprio corpo. Stanno a banchetto e non vicino al marito, ma accanto al primo venuto e brindano alla salute di chi vogliono. Sono forti bevitrici e molto belle d'aspetto. Una testimonianza forse non del tutto imparziale.